è l'ordinanza di chiusura del porto che determina tutto quello che si deve fare nell'urgenza, lo sversamento dei fanghi in mare. Se noi non facciamo questo, siamo rovinati. Quindi le chiediamo per l'ennesima volta, urgentemente, adesso, l'ordinanza chiusura del porto, dalla barca a remi alla barca a rame, così riusciremo a fare lo sversamento dei fanghi in mare. Questa è l'ultima cosa che chiedo, io non verrò più le riunioni, perché noi non possiamo più arrepentare le vite delle persone, e i capitali e le aziende che stanno andando al fallimento. Quindi si deve rendere conto dal commerciale ai pescatori. Siamo tutti della stessa parte, vogliamo l'ordinanza di chiusura. Adesso se vuole parlare di Properzio per quanto riguarda il commerciale. Anche perché abbiamo tanto abbiamo già l'abbiamo chiuso. Ma il porto l'abbiamo chiuso. Se lei può autorizzare, perché tanto ci prenderemo la responsabilità nostra, quindi non è che andremo la paura di verbale. Tanto noi andremo più in mare, le parti le mettiamo di traverso, quindi. Sostanzialmente cioè, fatto la descrizione perfetta, tra altre cose la mia è l'unica insieme all'attività di Bruno che è già sostanzialmente bloccato perché sono 15-20 giorni che non ci riforniamo più e quindi di fatto per noi lo Stato è già in totale emergenza. La cosa su cui bisogna purtroppo radicalmente mettere mano è bloccare lo sperpero di denaro pubblico che si sta facendo, ma assolutamente. Ma io dico una cosa, ma sappiamo tutti che qua ci vogliono decine e decine di mila metri cubi da dragare e qua spendiamo milioni di euro per dragare 5.000, no, 2.900, 3.000 metri cubi. A che pro? A che servono questi 3.000 metri cubi? Deve essere bloccato immediatamente, tanto non serve a niente. Quello che si è fatto è dimostrato sulla carta, batimetrie dell'ARTA, non batimetrie mie o batimetrie di un privato, batimetrie dell'ARTA ufficiali. Che non è servito a niente e poi si continua a fare le riunioni con Minenza e quell'altro, drago io, draghi tu, inizio domani, inizio dopodomani, l'analisi la fa lui, no, la mia è meglio della sua. Cioè, basta, basta, almeno avere la serietà e l'onestà intellettuale ed etica di finirla, perché ci state prendendo per i fondelli. Questo è il dato di fatto. Io continuo a pagare i miei dipendenti perché io ce l'ho un'etica. Che io quando ho parlato con Carrea, Carrea mi ha preso per il culo e io a Carrea lo porto davanti al tribunale. Lo porto davanti al tribunale perché c'è il messaggero che l'ha riportato come Carrea mi ha preso per il culo. Capito? Allora bisogna prendersi responsabilità. Io ho un etico, io pure, cioè, manco un dipendente. Con l'azienda che lavora un terzo delle potenzialità. Che cosa dobbiamo fare qua? Ok, dai, ce lo firma o non firma questa ordinanza di chiusura per l'ineleggibilità del porto? Questo vogliamo sapere. Ci serve l'ineleggibilità del porto perché il porto è inagibile. Dall'esca dovresti poi. Senza fare ulteriori chiacchiere, se no andiamo via. Vabbè, guardate, noi la situazione del commerciale è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo passati da 80-100.000 tonnellate all'anno allo zero assoluto. Abbiamo fatto degli investimenti, ci siamo indebitati, abbiamo ipotecato le case per comprare le gru, i muletti, non ancora licenziamo nessuno, però siamo fermi. È un anno che non arrivano navi commerciali qua, non so se qualcuno se ne è accorto che è venuto a riferire questa circostanza, ma qua è un anno che non arrivano le navi commerciali. Abbiamo perso tutto il traffico che avevamo e questa è una situazione che ha solo un precedente a Pescara: i bombardamenti degli alleati e le mine dei tedeschi. Solo allora c'è stata una situazione di questo tipo qui a Pescara, che il porto era inagibile per il traffico commerciale. Io faccio i complimenti a chi è stato in grado di riportare il porto di Pescara alla situazione della seconda guerra mondiale, perché questa è la situazione in cui ci troviamo. E non è accettabile per gente che ha dedicato tutta la propria vita e ha investito su questo cavolo di porto. Non è assolutamente accettabile una cosa del genere. E non è solo una responsabilità della direzione marittima, che ha solo una parte della filiera delle competenze. Qui è venuto clamorosamente a galla l'inconsistenza di tutta la filiera istituzionale di questa regione, perché non abbiamo avuto uno che sia stato capace di andare sul tavolo del ministro, sbattere i pugni e ottenere dei provvedimenti emergenziali. Sì, ci sono sulla carta, è stata fatta la delibera di giunta regionale, ma all'atto pratico è stata una presa in giro, lasciatecelo dire, è stata una presa in giro. Uno stato di emergenza che è una scatola vuota,
che non contiene soldi e non contiene poteri per il commissario. Allora di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? È un fallimento totale, di tutta la classe politica e di tutte le istituzioni abruzzesi. Fallimento totale. Comandante, prima che prenda la parola, io credo che dopo aver sentito i diretti interessati, c'è un'altra parte che ha interesse nel porto, che credo sia la città, perché il porto che è di proprietà di tutta la città di Pescara e di Urbino. Loro ne subiscono le conseguenze immediate giorno per giorno, ma credo che a questo tavolo le richieste che le devono pervenire debbano essere anche quelle dell'amministrazione civica, che al di là di alcune dichiarazioni folkloristiche non sembra essere vicina ai problemi. Detto questo, io le voglio soltanto chiedere una cosa. Lei ha una opportunità di dimostrare quello che ha fatto a volte in passato, di essere vicino alla sua gente, questa gente che lavora nel suo posto, che lei dirige, che lei ne ha la responsabilità, ma che altri lo hanno portato al disastro. Lei ha la possibilità questa mattina di dare una parola di chiarezza alle loro aspettative, alle aspettative della città, e credo anche un sussulto di potere di responsabilità anche a questa istituzione che lei rappresenta in maniera adeguata, ma credo che questa vicenda non può, non in questa mattina, non avere una risposta di chiarezza. Non aggiungo altro perché credo che questa mattina loro aspettino più, come dire, un suo pronunciamento, ma che io ho voluto, come dire, sollecitare anche per quanto riguarda l'intera città di Pescara. No, innanzitutto io voglio dire questo, che ho sempre aperto le porte a chiunque. I pescatori sono stati ricevuti in ogni occasione da me, anche di sera, singolarmente, e quindi qualcuno che dice il contrario è smentito dai fatti, perché in realtà io ho sempre ricevuto, mi dite una persona che mi è stata ricevuta, io ho sempre ricevuto, ho sempre ascoltato tutti, ho sempre anteposto l'ascolto, l'attenzione a qualunque altro, non ho mai, non siamo sia io che i miei collaboratori, mai venuti meno a ricevere chiunque. L'ufficio è sempre aperto. Cardella, l'ufficio è sempre aperto, non ho nessuna difficoltà, non c'è nessuna chiusura, assolutamente. La capitaneria esiste perché ci sono i mariti. Detto questo, la situazione in genere si bussa alla porta alla quale uno può ottenere qualcosa. L'autorità marittima rappresentata dal sottoscritto si è mossa da tempo su questa vicenda e rammento a tutti quanti che quando c'è stato il provveditore Carlea che si è insediato, è stato il sottoscritto e è andato subito a rappresentare la situazione e il provveditore sollecitamente è venuto sul posto. Al di là della conferenza che è stata fatta, il provveditore ha potuto prendere visione, la storia la conosciamo tutti. Senta, se lei non ha interesse se ne va, io ho ricevuto. Ci dice le stesse cose.
abbiamo chiesto di venire fuori insieme ai suoi marinai. Pare che non è uscito fuori con i suoi marinai. Tutti i comuni, i comandanti che stavano qua, sono venuti a fare la guerra con noi quando ci avevamo proprio. Questo è il discorso del comandante. Questo è un discorso serio. No, il discorso delle stesse cose, le stesse cose. Che dobbiamo sentire, comandante? Che dobbiamo sentire? Che dobbiamo sentire più noi? Ma che dovete scrivere? Che ci fa la carta della noi come siamo? Lo dicevo poc'anzi. Sì. Il porto, finché è agibile. Il porto è agibile per lei, non per noi. Noi non possiamo entrare. Per lei è agibile, non per noi. Perché? Siamo rinnegati, è agibile. Ma come si fa? La notte possiamo entrare, andiamo in secca, ci stiamo a ribaltare, cioè, perché è agibile il porto. Ma come si fa? Come fa a dire lei che è agibile il porto? Lei mi deve dire, comandante, come fa a dire che il porto è agibile? Non mi fate finire, io sto dicendo, è agibile. Ma stare le stesse cose, che volete stare ancora agibile, che qua ci fa entrare più? Alle unità di no, lo dovete chiudere, lo dovete chiudere. Noi non ci interessa niente. La gente che vanno a farsi le fotografie. La chiusura del porto implica che nessuno... Non deve entrare nessuno. Implica che io devo dire a una persona che può anche uscire, che lui non può uscire. Questo significa, scusate. L'ennesima volta, comandante, non la fare. Lei non la fa, non la fa la chiusura del porto. Se ci esce qualche morto, poi lei viene. No, non è vero, perché... No, glielo dico io che ci esce un morto. E la notte sta a dormire sopra. E lavando le mani dicendo, con ordinanza, che un pescaggio superiore a Y... Non voglio il suo porto. Noi abbiamo l'abbiamo chiesto con cortesia, con gentilezza, e l'abbiamo chiesto, siamo vicino a lei, non resterà da solo, lei il porto non lo vuole chiudere. Il porto è chiuso, è meglio uscire perché mo che esce. Ecco la sua gente che sta facendo. Venite fuori, venite